Buonasera e benvenuti a Velodromo, opinioni a confronto. Ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta streaming sul sito www.velobike.it e naturalmente ricordo l'appuntamento con le repliche di tutte le puntate di Velodromo, opinioni a confronto, disponibili sul nostro canale YouTube. Matteo Trentin ha vinto in volata a Nancy la settima tappa del Tour de France. Il ciclista della Omega Pharma è alla terza vittoria in carriera, visto che il successo odierno, vista quello del 13 luglio 2013, qui al Tour de France a Lione. Oggi, alle sue spalle, battuto per pochi millimetri davvero, è finito Peter Sagan. Lo slovacco della Cannondale, che corre in maglia verde quale leader della classifica a punti, conferma quanto visto nelle altre tappe, ossia un'eccessiva pressione che lo porta a sbagliare molto. Nella generale comanda sempre l'italiano Vincenzo Nibali, con 2 secondi di vantaggio sul suo compagno Fuglsang. Ma più dietro qualcosa è davvero cambiato. Van Garderen nei chilometri finali si è arruotato con il suo compagno Schaar e ha perso 1 minuto e 2 secondi. Benissimo, questi sono un po' i temi di cui andremo a trattare oggi. Il primo sarà un ospite davvero particolare, un cognome che probabilmente avrete sentito nominare in questo Tour de France, ma questo dopo la pubblicità, quindi prego la linea alla regia. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche, noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSpor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. IncoSpor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. A presentare il primo ospite di questa sera, un ospite appunto che non vedo l'ora di lasciare al nostro giornalista di Velobike Marco Gaviglio. Sto parlando di Antonio Nibali. Ciao Antonio. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ti ringrazio della tua grande disponibilità e gentilezza per aver accettato il nostro invito e naturalmente saluto anche Marco Gaviglio, al quale appunto non vedo davvero l'ora di lasciarti alle sue domande. Prego Marco. Ciao Federica, bentrovati. Allora, sì, ciao Antonio, grazie di aver accettato il nostro invito e di essere a Velodrom. Subito una domanda così bruciapelo: voi lo sapevate in famiglia di avere uno specialista della Roubaix? No, no, non pensavamo veramente di averlo. Pensavamo di fare che arrivasse con Contador, o forse un pochino meglio, però, o anche peggio, però così, veramente così tanto, non ce l'aspettavamo anche noi. Quindi, al di là delle più rose aspettative, anche per voi che lo conoscete bene, che lo vedete allenarsi, non avevate sentore che comunque Nibali, Vincenzo, appunto sul pavé, magari a suo agio anche in maniera naturale, a volte sono anche cose innate. No, sapevamo che il mountain bike andava forte, aveva fatto qualche corso quando era più giovane, così nelle categorie anche junior e dilettanti, però così, però sai, mountain bike è una cosa, bici da strada sul pavé è tutta un'altra storia. Sì, assolutamente, ha fatto veramente un'impresa, fra l'altro giustamente anche rilanciata poi dai giornali francesi. Io non so se hai visto la prima pagina dell'Équipe, ma io credo che per un corridore una prima pagina del genere già valga una carriera. In maglia Sì, gialla, sì, sì. su, sulle strade della Roubaix, vada come vada, noi tocchiamo ferro, però già penso che questo lo riempa di orgoglio. Sì, ha fatto veramente un bel numero, ha fatto emozionare veramente il pubblico e poi abbiamo visto che si è trovato veramente a suo agio con le pietre. Tu sei riuscito a parlarmi in questi giorni? Ci sai dire un po' com'è lo suo stato d'animo, se è più, diciamo, l'agitazione o la convinzione? Ah, io ora non l'ho sentito il giorno che ha vinto la tappa, fargli congratulazioni, poi gli mandai anche un messaggio altri giorni, però non mi ha risposto. Comunque ormai lo conosco, lui è tranquillo, sa che il giro ancora è lungo, è molto difficile, è anche difficile portare la maglia a Parigi, però tiene duro e speriamo che la porti fino alla fine.
Ecco, invece questi ultimi due mesi magari sono stati un po' difficili dal punto di vista dell'avvicinamento, per le polemiche che ci sono state, per i risultati che non arrivavano. Come l'ha vissuta? A partire già dalle classiche del nord, in cui forse non sono arrivati i risultati che sperava. Come ti è sembrato? Sempre anche in questo caso concentrato, o un po' magari c'è anche rimasto male nel vedere che anche i giornali cominciavano un po' a dubitare di lui, di detti lavori? Che impressione ne hai avuto? Lui sì, ha avuto un po' di dubbi perché vedeva che la gamba c'era, pedalava, però non arrivavano i risultati, era sempre un po' lì. Certo, non era al 100% della condizione. Oggi, come oggi, poi per fare dei grandi risultati bisogna essere al 100 di più, e lui invece era un pelo sotto gli altri. Ed era anche un po' di dubitoso. Poi invece i giornalisti anche l'hanno molto criticato, era un po' buttato giù, però dico, come lui, i grandi campioni quando vengono spronati tirano fuori veramente tutto se stesso, e ora sta dimostrando che ha avuto ragione lui. Ecco, in questo senso il Delfinato gli ha fatto più crescere i dubbi, o comunque ha trovato le risposte che cercava? Perché noi non siamo riusciti a interpretare molto bene la sua corsa. Era lì con i migliori, però quasi sembrava che si rialzasse. Insomma, come l'ho lasciato, Vincenzo, il Delfinato? Ah, il Delfinato, lui, a confronto anche quando fece nel 2011 il podio al Tour, fece il sesto posto al Tour, anche lui al Delfinato è arrivato a 20 minuti da Wiggins, che l'aveva vinto, e poi invece al Tour è arrivato terzo. Lui era tranquillo, sapeva quello che faceva, il lavoro era giusto e la vita la faceva, gli allenamenti li faceva, era impossibile che sbagliasse tutto. Come infatti anche come ora, anzi al Delfinato di quest'anno è andato ancora più forte e ora si sta vedendo. E poi è arrivata anche la vittoria al campionato italiano, che forse è stato il vero momento di svolta della stagione. C'eri anche tu quel giorno, tra l'altro. Sì, c'ero anch'io quel giorno lì. Quella lì è stata veramente la ciliegina, diciamo, la ciliegina per iniziare invece che sulla torta. Partiamo così, noi si va all'incontrario. Ecco, lui magari non può dirlo, tu forse sì. La maglia che gli hanno dato, un commento, ti piace o insomma? Sai, non è tanto bella, però... Gli sponsor, intanto la copriamo con la gialla, va, diciamo così, finché si può. La copriamo con quella gialla, intanto è quella più bella. Esatto. A proposito, appunto, di maglie prestigiose, Vincenzo ha già nell'armadio quella rossa della Vuelta e quella rosa del Giro. Quest'anno gli è pesato non correre il Giro, o comunque essendo mentalizzato sul Tour, come poi anche giusto che fosse, non aveva rimpianti particolari? No, non aveva tanti rimpianti. Lui aveva puntato questa stagione tutto sul Tour, e così doveva essere di programma, e così è stato. Non ha patito neanche un po' di invidia nel vedere l'esplosione di Aru? Magari un pochino, perché dice che ora, sai, i nuovi giovani anche trovano spazio, riescono meglio, invece lui ha dovuto soffrire tanto anche quando era giovane. Un pochino, però niente di che, perché alla fine dei conti si vedeva che Aru aveva del potenziale. Il prossimo anno, secondo te, al di là di come andrà il Tour, Vincenzo tornerà anche al Giro, o è ancora un discorso sul quale non vi siete confrontati, è ancora troppo presto? No, ma ora ancora è troppo presto, aspettiamo che finisce il Tour e poi si vedrà un altro anno. Quanto a te invece, dove ti vedremo ancora correre in questa stagione? Riuscirai ad incrociarti ancora con Vincenzo in qualche corsa italiana, o farai il calendario? Io ora penso di fare queste corse qui in Italia, fare il Trittico Lombardo, e poi non penso che ci incontreremo sicuramente come fratello, non penso proprio. Le tue caratteristiche tecniche, sei simile a Vincenzo o magari non so, sei più veloce, più portato per corse di un giorno? Raccontaci. Io mi difendo bene in salita, certo, non riesco a fare la differenza come fa lui. E poi magari anche vado bene un po' anche nelle corse, sia particolarmente forse più di un giorno. Nelle corse a tappe, sai, nelle categorie minori è difficile. Sono anche poche, è difficile anche sono poche, sono difficili anche capirlo, che sai, come fai a capire se sei veramente un corridore da gira a tappe? Non ci sono, non lo puoi sapere. Però il tuo primo impatto col professionismo come lo giudichi?
ancora sospeso? Cioè, come ti aspettavi? No, è come mi aspettavo, però è un bel impatto, ho fatto piccole esperienze, si cresce e ora speriamo di fare bene, dei buoni risultati. Grazie Antonio, noi ti auguriamo ovviamente le cose migliori, ora come ora però tutti quanti ci fiamo Vincenzo, stringiamo le dita e ti chiediamo di fare appunto anche a Vincenzo un in bocca al lupo da parte nostra. Grazie mille per essere stato con noi e a risentirci a presto. Ciao. Bevi il lupo, arrivederci. Grazie, davvero un forte ringraziamento ad Antonio Nibali, un in bocca al lupo per la sua carriera e per il tour del fratello. Adesso linea alla regia per la pubblicità, tra pochissimo con Marco Gaviglio per il commento della tappa odierna. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSpor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. IncoSpor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Ben ritrovati in diretta a Velodromo, opinioni a confronto. Commentiamo oggi la settima tappa del Tour de France. Lo facciamo con Marco Gaviglio di Velobike. Ciao Marco! Ciao Federica, allora eccoci qua. Oggi abbiamo visto un'altra tappa divertente di questa prima settimana di Tour, disegnata davvero bene e sicuramente meglio del solito rispetto a quello che ci aveva abituato in passato la corsa francese. Negli ultimi 20 km in particolare c'erano due course non molto difficili, ma comunque sufficienti a far fuori i velocisti e a far infiammare la corsa. Addirittura sulla seconda di queste salitelle abbiamo visto un forcing, anche se appena abbozzato, di Roche con Contador. Abbiamo visto che Vincenzo e Nibali ha risposto prontamente. Poi in contropiede sono partiti Greg Van Avermaet, già vicino alla vittoria domenica scorsa, e Sagan, che in questa prima settimana continua ad arrivare a un passo dalla vittoria, ma ancora deve rimandare l'appuntamento. Oggi poteva essere la volta buona, ha provato a seguire Van Avermaet, poi all'ultimo chilometro sono stati raggiunti, si è arrivati alla volata, e anche in questo caso la maglia verde ha dovuto arrendersi. Buon per noi che a batterlo è stato un corridore italiano, Matteo Trentin, giovane, 25 anni, già la seconda vittoria Tour de France, un ragazzo davvero forte, bravo, forse sottovalutato perché costretto spesso a lavorare per i compagni di squadra, che però dimostra quando è chiamato a fare la corsa lui in prima persona di essere veramente competitivo e di riuscire molte volte a portare a casa la vittoria. C'era riuscito, come detto, un anno fa a Lione, andando in fuga da lontano, e anche un mese fa al Giro di Svizzera, nella giornata di libera uscita, aveva potuto fare la sua volata e aveva vinto. In chiave classifica generale è cambiato poco o nulla, anche se è caduto e ha perso, ha lasciato un nudo sulla strada un possibile outsider come l'americano Van Garderen. Altri uomini di classifica sono caduti nel finale, tra questi Van den Broek, Talansky, König, anche lo svizzero Mathias Franck, ma la giuria ha conteggiato comunque il loro tempo con quello del vincitore perché la caduta è avvenuta nell'ultimo chilometro, negli ultimi 2-3 chilometri. E quindi, voglio dire, abbiamo visto anche oggi tanti spunti di interesse, ci godiamo già la seconda vittoria italiana al Tour, un risultato che non raggiungevamo già da tantissimi anni. Nancy, la città dove si arriva oggi, si conferma favorevolissima ai nostri colori, qua ci ha vinto due volte Fausto Coppi, e l'ultima volta che ci si era arrivati, nel 2005, a vincere era stato un altro italiano, Lorenzo Bernucci, all'epoca in una giornata di pioggia, oggi con il sole. Ma insomma, ogni volta che arriviamo da queste parti ci sappiamo far valere. A te Federica. Naturalmente oggi ti faccio una domanda prima di andare in chiusura di questa frazione. Oggi è la giornata di Matteo Trentin, che ha vinto anche abbastanza in una maniera rocambolesca, anche diciamo non se l'aspettava già lui stesso di essere invece arrivato effettivamente primo. Però naturalmente abbiamo avuto qui ospite Antonio Nibali, il fratello di Vincenzo, non cambia praticamente niente nella generale, ma tu come lo hai visto la maglia gialla italiana nella giornata di oggi? In una parola direi concentrato. L'unico momento in cui ha dovuto muoversi in prima persona è stato appunto sul forcing di Contador sull'ultima salitella, e lui c'era subito lì alla ruota dello spagnolo, quindi
abbiamo avuto un po' oggi un'anticipazione di quello che vedremo a partire da domani sui Vosi, e cioè un marcamento a uomo tra Nibali e Contadore, e mi pare che Vincenzo sia assolutamente presente, motivato e sappia assolutamente cosa fare. Insomma, se il nostro Vincenzo Nibali conferma quanto appunto ha riportato anche la Gazzetta dello Sport nell'intervista, che se Contadore attaccherà lui risponderà presente, ne parleremo ancora tanto con un ospite davvero d'eccezione, sempre dallo studio, con Marco Gaviglio in diretta telefonica. Grazie, linea alla regia per la pubblicità. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. P6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Benissimo, eccoci ritrovati qui in diretta a Velodromo Opinione a Confronto. Dovrebbero essere tra pochissimo collegati con noi non soltanto Marco Gaviglio di Velobike, ma anche un ospite che davvero non vedo l'ora di presentarvi, perché le sue opinioni potrebbero davvero dare degli interessanti spunti di riflessione. Sto parlando di Enzo Vicennati, che la regia sta contattando. Abbiamo in contatto telefonico, ve lo posso finalmente presentare, Enzo Vicennati. Ciao Enzo! Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera, naturalmente ti ringrazio della tua grande disponibilità e gentilezza per aver accettato il nostro invito, e ti passo molto volentieri alle domande di Marco Gaviglio. Ciao Marco! Ciao e un saluto anche da parte mia ad Enzo Vicennati, caporedattore di BC Sport e uno dei più preparati giornalisti italiani in fatto di ciclismo. Allora, ciao Enzo, che dire, Nibali è sicuramente l'uomo di punta di questo Tour de France, però forse oggi due parole prima di tutti le merita Matteo Trentin per quello che ha fatto. Un corridore spesso sottovalutato, secondo me. Tu che ne pensi? No, io non credo sia sottovalutato. Trentin ha fatto una scelta molto azzeccata di andare a correre a Castile d'Ossa in Belgio, nella squadra che per il tipo di corse che gli si addicono è sicuramente l'Università, l'Omega Pharma. Quando ha l'opportunità di venire fuori e colpisce, questo significa che la scuola che sta frequentando sta dando ottimi frutti. È un 89, ha davanti anni e anni di carriera. Era un po' deluso quest'anno a primavera perché chiaramente non si aspettava di aver spazio a Fiandre, ma sperava di fare qualcosina di più nelle classiche intermedie come l'Etwork. Sta crescendo e sta tirando fuori i denti giusti. Secondo me le sue soddisfazioni se le toglierà più avanti. Diciamo forse più che sottovalutato, poco sfruttato in prima persona, viene sempre impiegato appunto al servizio dei capitani, e correndo in Omega Pharma obiettivamente è difficile che possa toccare a lui, almeno nel breve termine, però il fatto che sia sempre puntualmente davanti quando è chiamato a giocarsi le sue carte è veramente un fatto importante. Dicevo che era appunto magari sottovalutato anche da noi quando valutiamo la crisi ad esempio del movimento italiano nelle classiche, perché poi magari ci dimentichiamo di questi ragazzi. Che se fossero liberi di fare la loro corsa, forse qualche risultato lo porterebbero. Oppure se fossero liberi di fare la loro corsa non riuscirebbero a fare risultato, perché sono ancora giovani, si troverebbero addosso la croce, no? Perché Ulissi, prima che vincesse le due tappe al giro, era ritenuto un corridore che non aveva fondo. E accade spesso, da noi purtroppo c'è stretta perché è da tanto tempo che aspettiamo il nuovo Pantani, il nuovo Argentini, il nuovo Bartoli. Ogni volta che un ragazzo viene fuori viene caricato di pressioni eccessive, penso a Moreno Moser, e il risultato di quando sono liberi di fare la loro corsa da troppo giovani è che magari troppo spesso non hanno le spalle per reggere i carichi che gli imponiamo e si perdono. Io credo che Trentino abbia fatto la scelta giusta nel voler crescere gradualmente, e quando sarà il momento che potrà prendersi le sue responsabilità sarà lì con le spalle larghe abbastanza per farlo. A proposito di ragazzi giovani e già vincenti, Peter Sagan, non credi che la Cannondale stia correndo male in suo supporto? Fanno sempre un gran lavoro per fiancare gli altri velocisti e alla fine forse Sagan non avrebbe neanche bisogno, perché su tappe come quella di oggi o quella di Sheffield
era chiaro che un Greipel e un Kittel non avrebbero tenuto, e alla fine Sagan è da solo contro tutti e si ritrova a dover andare a seguire tutti quelli che gli scattano in faccia. È successo domenica e oggi, onde evitare, si è mosso prima. Io sinceramente non so cos'altro avrebbe potuto fare oggi Peder se non muoversi in questo modo. Magari poteva dare meno una mano a Van Avermaet, però non è colpa sua, alla fine si ritrova da solo contro tutti quanti. Ma innanzitutto Sagan non è un velocista, e fa strano francamente vedere la squadra che si affanna a portarlo in volata contro i velocisti, dicevi bene tu prima. Io credo che tutta la squadra quest'anno abbia un problema di rendimento. Lo stesso Peter non è brillante come l'anno scorso, lui è il primo a rendersene conto. Le sue tappe sono quella come quella di oggi, devo dire che non ha perso da uno qualsiasi, è chiaro. Il fatto che noi ci stupiamo che Sagan perda la Trentin forse dimostra che siamo noi primi a credere poco in Trentin, ha perso da un signor corridore. Però infatti io non dicevo questo, dicevo che anzi è stato messo nelle condizioni peggiori lo stesso Sagan, proprio perché lasciato da solo a vedersela con tutti. Oggi appunto Trentin ha avuto un chiattocchio a tirargli la volata, Sagan ha dovuto fare tutto da solo. Ma Sagan ha in squadra un corridore del livello di Kwiatkowski che possa tirargli la volata a termine di una tappa così dura, è quello che ti dicevo io. La Canon del quest'anno non so se perché è andato via Slongo, non so se perché ancora non hanno trovato la giusta intesa con Weber che li prepara, mi sembrano tutti un gradino al di sotto di quello che erano l'anno scorso. Ci metto dentro Damiano Caruso, ci metto dentro Moreno Moser, lo stesso Sagan che a questo punto della stagione l'anno scorso aveva vinto molto di più. È chiaro che da un ragazzo come lui che vinceva le volate di gruppo ci si aspetta che vinca le volate di gruppo, il guaio è che quest'anno con Kittel in giro non le vince più nessuno le volate di gruppo. E nelle tappe come quella di oggi forse sì, avrebbero potuto fare qualcosina di più, ma oggi è venuta fuori una signora classica e devo dire che per avere compagni nel finale a fare il lavoro che ha fatto Kwiatkowski occorre avere in squadra un tasso di qualità atletico che forse al momento la Canon Bell non ha. No, quello senz'altro, io forse per fare nomi e cognomi, parlando magari più di domenica, uno come Marcato, anziché farlo tirare sull'ultimo strappetto, le avrei detto aspetta un attimo e poi magari vedi di dare una mano nel finale. Era proprio questo il discorso. Tanto ormai i velocisti si erano già staccati, quelli che potevano superare Sagan in un'eventuale volata. Passando invece appunto a Nibali, alla maglia gialla, ha staccato Contador sul pavé, però ancora il confronto di razza in salita non l'abbiamo visto. Quindi 2 minuti e mezzo possono essere tanto o possono anche non essere niente, cominceremo già anche a vedere da domani forse come stanno veramente le cose. Nibali ha fatto quello che aveva promesso di fare dall'inizio, dato che gli dicevamo tutti, se lo ripeteva anche da solo, che probabilmente rispetto a Froome e a Contador era su un gradino leggermente inferiore, si era ripromesso di sfruttare tutte le occasioni possibili. Finora ha avuto 2 occasioni per guadagnare, l'ha sfruttate tutte e due, ha guadagnato forse più di quello che tutti ci aspettassimo, ma è chiaro che però il tour deve ancora cominciare. Il ritiro di Froome, certo, dispiace per Froome, ma in un discorso un po' nazionalistico a lungo termine, tutto sommato, per Vincenzo è stata anche una bella notizia, anche se poi vincere perché non ci sono i rivali non è mai bello. Contador è quello che al momento in salita, almeno sulla carta, ha i mezzi più potenti e la determinazione più grande. È chiaro che il tour comincia domani, nei fatti. Tra l'altro il ritiro di Froome apre anche il tour ad uno svolgimento tattico diverso, perché probabilmente non vedremo la Sky a monopolizzare la corsa, a meno che non lo facciano per forza. E quindi magari appunto a partire anche dalle prossime tappe sui Vosgi potremmo vedere uno sviluppo più aperto fin dalla media distanza, da parte magari di un Talansky o di altri corridori che possono essere considerati degli outsider. No, ti dicevo prima che non è mai bello vincere senza avversari, perché io sono convinto che tutto il monopolio della Sky dell'anno scorso quest'anno non avremmo visto. Un po' perché Sky non è al livello dell'anno scorso, un po' perché l'anno scorso, se bisogna essere un attimo cinici, obiettivi, Froome ha schiacciato sì il tour, ma alla fine ha battuto un Quintana di 23 anni che non era mai andato sul podio di un grande giro, si è visto quest'anno il livello di Quintana, ma l'anno scorso ancora non lo sapeva neanche lui, ha battuto Pulito Rodriguez che non ha mai vinto un grande giro e quarto si è trovato un Contador che l'anno scorso andava forse al 40% di quello che andava oggi. È chiaro che sei di fronte agli avversari sottotono e la tua squadra va forte, poi puoi imporre il tuo gioco. Io credo che quest'anno, con un Contador al massimo, con Nibali armato così fino ai denti, Sky non avrebbe avuto vita tanto facile a tenere in mano la corsa, perché sarebbero stati anticipati. E io non so se effettivamente la presenza di Froome in corsa avrebbe inciso così tanto come l'anno scorso. Sarebbe stato bello vederlo e magari uscire vincitore da questo tipo di confronto per poter dire che ok, sono battuti tutti i migliori. Ricordo che al di là di come è finita la storia,
l'accusa, la rivendicazione che fecero tutti ad Armstrong dopo la prima vittoria del Tour fu che non ci fossero in corsa né Pantani né Ulrich, che ai tempi erano gli avversari un po' più forti, no? Sì, assolutamente, quello che ci spiace appunto non poter vedere quest'anno è lo scontro alla pari tra Froome, Contador e lo stesso Nibali, che tutti insieme non abbiamo mai visto. Un anno fa Contador era un lontano parente di quello che è tornato ad essere. Quanto a Contador, appunto, resta da vedere se è quello di un tempo, nelle prove contro il tempo, a cronometro, o se invece comunque se l'andrà a cercare in salita, come forse credo. Io penso che la cronometro tra lui e Nibali, essendo anche così lontana, in questo momento non venga presa in considerazione come terreno di scontro. Voglio dire, nessuno dei due pensa forse di poter battere l'altro o di poter vincere lì il Tour. Ma conoscendo Contador, ci sono prima tante di quelle montagne, lui sicuramente esatto. No, non ci pensa. 2 minuti e mezzo sono tanti, ma se visto nel ciclismo un po' più credibile di oggi sono anche poca cosa, basta una giornata di crisi e di minuti ne volano tanti. Ed è il motivo per cui Nibali ancora oggi ha ribadito la sua volontà di attaccare ancora. È chiaro che pensavo, sentendo le sue parole di oggi, pensavo alla partita della Germania contro il Brasile. Qui non si fanno regali, non esistono cortesie, non esiste fair play. Se Nibali avrà il terreno per attaccare Contador, per riuscire a mandarlo a 5 minuti anziché a 2 e mezzo, farà benissimo a farlo, e Contador farà lo stesso. Questa sarà una battaglia vera e c'è tutto il terreno perché sia spettacolare. Io credo che prima di arrivare alla crono, di attacchi, di rese, di sconfitte, di vittorie, di imprese ne vedremo davvero tante. Assolutamente. Dai, Enzo, io ti ringrazio e magari ci rivedremo più avanti nel Tour de France. Io per il momento lascio la linea a Federica e appunto ti do l'appuntamento a più avanti nel Tour de France. Grazie ancora e a te Federica. Grazie. Naturalmente ringrazio anch'io il nostro ospite Enzo Vicennati e vi do naturalmente l'appuntamento tra pochissimo dopo la pubblicità, ancora con Marco Gaviglio. Grazie. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore Specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Benissimo, ecco, ritornati in diretta qui a Velodromo Opinioni a Confronto. Una vera fortuna quella di confrontarci con un parere illustre come Enzo Vicennati e soprattutto anche perché adesso andiamo a commentare quella che sarà le peculiarità e le caratteristiche della tappa di domani, giusto Marco? Eh sì, con Vicennati abbiamo parlato del fatto che nei prossimi giorni non mancheranno le occasioni per vedere lo scontro tra i grandi in montagna. Domani è il primo di questi appuntamenti perché si scalano i Vosgi, è la prima di 3 giorni di montagna che culmineranno poi nel 14 luglio con la Planche des Bastilles. Domani sono 161 km, quindi non tanti, ma gli ultimi 25 sono tutti in salita o discesa. Si comincia con il Col della Croix de Menat, poi il Col della Grosse Pierre e poi questo muro di Gérardmer nel finale che probabilmente chiamerà allo scoperto un corridore come Valverde, da tutti considerato come il terzo incomodo a questo punto tra Nibali e Contador, ed è un corridore che se sta bene domani potrebbe, anzi dovrebbe iniziare a battere un colpo. Come dicevo, gli ultimi 2-3 km sono veramente difficili, siamo sempre oltre il 10% e i corridori avranno nelle gambe anche le due fosse affrontate prima. Dopodomani a Mulhouse, altra tappa di montagna, con salite però un po' troppo lontane dal traguardo per vedere lo scontro tra i big ed è più probabile che vada via una fuga. E poi lunedì 14 luglio, festa nazionale francese, da Mulhouse alla Planche des Belles Filles avremo addirittura 7 Gran Premi della montagna, di cui 4 di prima categoria. L'arrivo in salita che 2 anni fa rivelò Froome quest'anno non ci sarà e quello sarà il primo test severissimo nel quale capiremo i veri valori tra Contador, tra Nibali e tutti quanti gli altri. Ok, e appunto hai fatto un nome, quello del possibile terzo incomodo, a questo punto si è ritirato Chris Froome, ossia Valverde. Secondo te che Vincenzo Nibali vedremo domani? Un ciclista che attacca, come appunto detto ai media? Ma sì, come ha detto lui stesso, proverà ad attaccare. In effetti, ora come ora, il morale della sua è...
quello che sta meglio, e quindi è giusto che se ne ha, domani non stia ad aspettare Contador ma attacchi lui per primo, anche perché io credo che nello scontro diretto Contador abbia un cambio di ritmo superiore, quindi Nibali deve provare magari anche ad anticipare domani al terreno, anche magari per provare un attacco in discesa e anticipare poi l'ultima salita. Insomma, da domani si comincia a salire, noi saremo naturalmente sempre qui presenti alle 21.30 per commentare insieme dall'ottava tappa del Tour de France. Marco, quindi l'appuntamento è nei prossimi giorni, giusto? L'appuntamento fino a domani, non so se sarà Roberto, credo domani e sabato. E con me ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao Federica, ciao a tutti. Perfetto, grazie a Marco Gaviglio. L'appuntamento quindi è domani, sabato, alle 21.30 in diretta streaming sul sito www.velobike.it. Grazie e buonanotte.